Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città, che questa settimana iniziamo, e non potrebbe essere altrimenti, con una celebrazione particolarmente importante che segna la vita della nostra Chiesa ambrosiana e di quella universale. Parliamo infatti delle ordinazioni diaconali presiedute dal Cardinale in Duomo. Hanno tra i 24 e i 39 anni, vengono da diverse zone pastorali della diocesi, hanno scelto la via del sacerdozio dopo differenti esperienze di studio e lavorative. Sono i 10 diaconi transeunti diocesani che, con l'ordinazione conferita per l'imposizione delle mani e la preghiera del cardinale Scola, iniziano l'ultimo tratto di cammino in vista del presbiterato. In Duomo, accanto a loro, ci sono i 7 candidati del Pontificio Istituto Missioni Estere, uno della Congregazione Benedettino Olivetana e uno dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia. Migliaia di fedeli che seguono la solenne Eucaristia, concelebrata dai vescovi ausiliari, dai vicari episcopali, dal rettore e dai superiori del seminario. Tra le mani di tutti spicca la copertina del libretto della celebrazione, che riporta l'immagine scelta dalla classe, il modernissimo Cristo crocifisso di Nicola Samori, tratto dal nuovo evangeliario ambrosiano, e il motto dei candidati, con amore che non conosce confini. Proprio da queste parole si avvia la riflessione del cardinale. Segno di una consapevolezza grande nei confronti di un impegno così radicale, decisivo e certamente non facile in una società come la nostra. In riferimento alla parola di Dio, possiamo continuare il lavoro di immedesimazione a questo grande gesto che i candidati hanno voluto cogliere in profondità, spiega l'arcivescovo. Donarsi a lui e ai fratelli ha bisogno di un cuore che sia nello stesso tempo pieno di gratitudine e di domanda, ma diciamo pure una parola radicale, di un cuore grato e mendicante. Da qui l'augurio agli ordinandi. Siete ordinati oggi diaconi per essere inviati a tutto il popolo di Dio, senza distinzione alcuna, perché questa è la fisionomia del prete diocesano. L'invito è evitare di ritagliarsi piccoli spazi per ciò che appare a ciascuno più confacente e soprattutto a non confondere l'esercizio del ministero diaconale con il ministero presbiterale. Lo scopo del diaconato è riassumibile in una sola affermazione: è imparare a lasciarsi prendere a servizio. Imparare lungo un anno a lasciarsi prendere a servizio. Chiaro anche l'impegno nel celibato. La strada concreta che il Signore vi dona perché possiate fare esperienza di cosa significa amare e amare per sempre. Poi il sì lo voglio. Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e amore in aiuto all'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Le litanie dei santi, l'imposizione delle mani, la preghiera di ordinazione nel silenzio, la vestizione degli abiti diaconali, la consegna del libro dei Vangeli e lo scambio della pace, a lungo. E prima dell'applauso finale, dentro e fuori il Duomo, un'ultima consegna dell'arcivescovo. Dobbiamo andare oltre il nostro campanile per accogliere l'invito del Papa all'uscita verso le periferie esistenziali e geografiche. Bene, queste le ordinazioni, prima ho detto presiedute dal cardinale, per l'esattezza ovviamente l'ordinazione conferite per le mani del cardinale e la celebrazione presieduta invece dall'arcivescovo stesso. Rimaniamo con l'arcivescovo perché venerdì 14 ottobre alle ore 21 sarà presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in piazza San Giovanni 23-13 a Luino. Prosegue la visita pastorale feriale, ormai siamo entrati a pieno ritmo nell'anno pastorale. Adesso parliamo di un'altra celebrazione molto importante, quella del giubileo del Movimento di Comunione e Liberazione, che ha voluto vivere appunto il suo passaggio della Porta Santa e il momento giubilare nel santuario di Caravaggio.
e scopriamo insieme tutto. Era Comunione e Liberazione di Lombardia intera. Non vi poteva essere forse luogo migliore del santuario di Caravaggio, che fu carissimo al servo di Dio, Monsignor Luigi Giussani, per vivere il pellegrinaggio giubilare di Comunione e Liberazione della Lombardia, come avviene contemporaneamente in tutte le altre regioni italiane e fino al 15 del mese in 90 paesi del mondo. Gli aderenti lombardi di CL con tanti sacerdoti prendono così parte al pomeriggio di preghiera intensa, di recita del rosario, di meditazione, che si conclude con l'intervento del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Don Julian Carron, e con la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinal Scola. Davanti a oltre 20.000 persone, infatti, l'arcivescovo definisce il senso di una misericordia che non abbandona mai. Insomma, se, per usare un'espressione di Don Giussani, la misericordia è una cosa dell'altro mondo, in questo mondo, è essa stessa a domandare che la nostra fede cresca attraverso una continua tensione alla conversione. Non assumere la misericordia come imprescindibile per la persona in autentica comunione e quindi come criterio di attuazione pratica della propria esistenza condurrà inevitabilmente allo scadimento, all'inaridirsi nella sequela del carisma ricevuto. La misericordia, infatti, permette di salvare a priori ogni diversità, ogni sensibilità, ogni convinzione nell'orizzonte dell'unità. Per questo, sempre, sempre, in ogni autentica realtà ecclesiale, in tutte le realtà carismatiche che hanno saputo sfidare con carismi veramente cattolici la storia di secoli e più, la misericordia è la bussola. Altrimenti, suggerisce Scola, senza questa bussola si perde anche il senso stesso del gesto giubilare che si sta compiendo. Ma come custodire il dono ricevuto? Con la testimonianza all'interno di ogni realtà ecclesiale. Da qui la conclusione. Solo come dimora dei testimoni la Chiesa si presenta come il mondo trasfigurato. Ecclesia forma mondi, luogo in cui il mondo riscattato diventa pieno di bellezza. Anche perché di questa misericordia, come nota nel suo approfondito intervento Don Carron, il mondo ha estremo bisogno. Non è un discorso sulla misericordia che può farci vivere, ma è il rapporto con una presenza per cui uno si abbandona nelle braccia di un altro. In un abbandono, dice Giussani, l'uomo può solo abbandonarsi. Il pensiero non può che andare al presente, a un'Europa in cui le difficoltà civili, sociali e di fede sono evidenti e molto preoccupanti. La situazione in Europa è molto, molto preoccupante. Però ci sono qua e là dei segni, degli esempi che non è tragica, non è irreversibile. Se i cristiani mostrano il loro volto. Durante questo giubileo si è parlato anche del cristianesimo come fede che è e crea cultura. E allora parliamo proprio della presentazione di due libri che vanno nel segno di questa cultura non scolastica, ma una cultura di impegno. Martedì 11 ottobre alle ore 18 l'arcivescovo sarà presso il Centro Culturale Rosetum, uno dei più grandi di Milano, in via Pisanello 1, dove presenzierà alla presentazione del volume Servitori di Dio e dell'Umanità, la biografia di Benedetto XVI. Questo saggio è stato scritto da Elio Guerriero e vedrà allora la presentazione l'autore stesso, come abbiamo detto il cardinale, l'attore Giacomo Poretti e il filosofo Silvano Petrosino. Mentre ancora giovedì 13 ottobre alle ore 18 presso la Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana nella splendida sala delle Accademie, piazza Pio XI a Milano, l'arcivescovo sarà alla presentazione del volume Atlante storico del Concilio Vaticano II di Alberto Melloni, che è vaticanista, che non ha bisogno di presentazione. Il volume è edito da Iaca Book.
Adesso è tutto per questa nostra prima parte, ma torniamo tra pochissimo insieme e quindi restate con noi, anche perché vi portiamo nella splendida villa Cagnola di Gazzada di Schianno. Ritrovati nei nostri studi, da cui usciamo subito, appunto come abbiamo detto, per andare a Villa Cagnola, dove si è svolto un importante momento di studi religiosi annuale, quest'anno il 38esimo, particolarmente significativo il titolo, e noi da lì partiamo. Lo spazio dell'altro, tessere legami nella società plurale. Un titolo che già da solo dice tanto, perché definisce la realtà di oggi, la necessità di capire e capirsi, e insieme le sfide, tante, che si aprono in un futuro che è già qui. È il 38esimo convegno annuale, promosso dalla Fondazione Ambrosiana Paolo VI e dall'Istituto Superiore di Studi Religiosi, sia di Milano che di Villa Cagnola, in collaborazione con la Diocesi, proprio nella splendida e storica sede della Villa. Una 2 giorni di studi religiosi a più voci di livello internazionale, che giunge in una situazione mondiale e nazionale di grande travaglio. Senza togliere nulla a tante attività, questo è il momento forte e qualificante che Villa Cagnola propone. Spiega in apertura Monsignore Rosmonti, direttore della Fondazione Ambrosiana Paolo VI. Insieme vogliamo riflettere e confrontarci su problematiche attuali per mettere a fuoco la responsabilità dei credenti in una società plurale. A sua volta spiega il presidente di Villa Cagnola e per quest'ultima delegato della Conferenza Episcopale Lombarda, Monsignor Luigi Stucchi. La prolusione tra il pubblico si è sono tanti vescovi, tra cui i vicari episcopali di zona, Monsignor Agnesi, e per la cultura e azione sociale, Monsignor Bressan, è affidata al Cardinale Scola, che indica subito lo scopo della riflessione nel tentare di restituire all'Europa un tessuto resistente, capace di affrontare le problematiche che ci attanagliano. La questione è il problema dell'interazione dell'io con l'altro, perché questo rapportarsi è messo in crisi dall'ampiezza della migrazione e certamente acuita dalla presenza musulmana. Come allora ritrovare la via perduta? Per l'arcivescovo 2 indicazioni. In primis, in forza delle interconnessioni prodotte dalla globalizzazione, dal meticciato di civiltà e cultura, ci troviamo in uno di quei momenti in cui le religioni e le culture, appunto, sono costrette a interloquire tra loro. In secondo luogo, questo bene pratico sociale è il fatto stesso di vivere insieme e per questo di dover cooperare. Per quanto diversi si possa essere, dobbiamo vivere insieme. La vicenda dei 15 milioni almeno di musulmani in Europa è lì a spiegarcelo. Non possiamo prescindere dal dato di fatto. Un richiamo, insomma, alla concretezza della realtà che è sotto gli occhi di tutti. All'istituzione pubblica spetta il delicato compito di accompagnare e governare questo processo. Le istituzioni statuali non generano lo stile della vita civile, ma devono registrare l'orientamento della società civile. Evidente che tale visione interpelli in modo particolare le religioni, specie quella cristiana e cattolica. Fede incarnata che è cultura e genera cultura. Con le parole di Romano Guardini, l'esempio più concreto è alla Trinità. Dice Guardini, la Trinità insegna che tutto, proprio tutto potrebbe essere e al massimo grado comune, dovrebbe essere comune a tutti i livelli, quindi a livello della nostra vita normale. Una cosa sola non dovrebbe esserlo e con ciò si contrappone alla dedizione il suo giusto contrappeso, la personalità. Il pensiero non può che andare all'oggi, ai morti sotto le bombe, ai cristiani perseguitati e scacciati. Mi riferisco anche alla barbara uccisione di padre Jacques Hamel
il cui martirio sul suolo europeo occidentale ci ha lasciati letteralmente attoniti. Insomma, narrarlo, lasciarsi narrare, contribuire all'edificazione di amicizia civica, dicendo come la si pensa, è la strada per giocare la libertà che deriva da quel crocifisso, non voltando la faccia dall'altra parte. Di fronte a numeri impressionanti, si calcola che 1 milione di persone abbiano attraversato il Mediterraneo nel 2015. Erano 60.000 nel 2013 e solo 22.000 nel 2012. A oggi, nel 2016, si calcolano 3.369 morti e si prevede che alla fine dell'anno saranno più di 5.000. E appunto per vivere meglio, per capirsi meglio, al refettorio ambrosiano un momento importante, l'11° appuntamento dell'iniziativa Prendi il libro e mangia, questa volta dedicata all'opera di misericordia ed alloggiare i pellegrini. Alloggiare i pellegrini, la misericordia nell'Islam. A prendere la parola e ad approfondire il tema saranno Paolo Branca, che è docente di lingua e letteratura araba in Cattolica, e Jalal Belias, che è docente all'Università di Fez in Marocco. Domenica 16 ottobre alle ore 19.30, Refettorio Ambrosiano, Piazza Greco a Milano. E ancora una significativa iniziativa culturale, perché venerdì 14 ottobre alle ore 20.45 presso la Chiesa San Siro in via Milano 24 a Lomazzo avrà luogo, diciamo, questo viaggio virtuale attraverso capolavori dove l'arte incontra il divino. La bellezza si riveste di misericordia, con Luca Frigerio, che lo sapete è un amico di Chiesa nella città. Si tratta di una conferenza organizzata dalla comunità pastorale di Lomazzo in collaborazione col Comune, con l'Istituto e il Liceo Artistico Melotti. E ora invece parliamo di giustizia. Giustizia perché si è svolto un importante convegno proprio a Palazzo di Giustizia a Milano dedicato a misericordia, diritto e giustizia. Vi era il Cardinale Scola e molti relatori, giuristi, presidente dell'Ordine degli Avvocati, presidente del Tribunale di Milano facente funzioni, insomma veramente tante voci. Noi abbiamo voluto ascoltare l'Arcivescovo proprio sul tema del rapporto tra la misericordia e la giustizia, ma partiamo dalle osservazioni di un avvocato milanese molto noto, Nerio Diodà. La giustizia penale italiana non funziona perché non c'è neppure il presupposto della cultura della misericordia, non c'è neppure il presupposto di una diligenza, di una fatica, di una ricerca, di uno studio, di una passione civile per sapere che il meccanismo del processo penale è il più delicato meccanismo che regola la convivenza. Il Papa ha dato, secondo me, ai laici, anche e soprattutto perché ci sono anche molti laici, un segnale inequivoco. O si cambia con fatica, con sudore, con tempi lunghi, con difficoltà, con scuole nuove, con formazioni nuove, oppure la complessità e la nebbia andranno sempre peggio. Eminenza, sì. La misericordia è coniugabile con la giustizia, anzi gli dà un valore in più perché mette in gioco la libertà dell'individuo. Sì, diciamo che la giustizia dal suo interno, quando è ben applicata, fa vedere anche il suo limite, che è legato ad un dato elementare dell'esperienza umana, e cioè che la legge, la norma è universale, ma l'atto che la nomina giudica è sempre singolare. Quindi c'è sempre il grande lavoro di vedere come questa norma si applica in un modo giusto, quindi rispettoso della persona anche che ha commesso reato, nel caso singolo, insomma, questo è l'elemento. Allora, la misericordia è qualche cosa di diverso dalla giustizia, però la può integrare, perché questo problema costitutivo della giustizia domanda un di più.
Allora la caratteristica del di più della misericordia è che è un rischio che la libertà si assume di andare incontro, nel rispetto della giustizia, al bisogno profondo del colpevole, della vittima e della società. E ora, diciamo così, tiriamo un po' il fiato, andiamo a Val Gregentino, magnifico paese della Brianza Lecchese, per una celebrazione piena di luce, anche se era di sera, alle ore 21. Vediamo. Un regalo atteso e per il quale ci si è preparati con cura nella preghiera e nella riflessione. Così quando il cardinale Scola arriva nella bella chiesa di San Giorgio e l'intera Val Gregentino che si ritrova intorno all'arcivescovo. Accolto dalla trentina di chierichetti del paese, il cardinale giunge in questo angolo della Brianza Lecchese, dalle antiche solide radici cristiane, per presiedere l'Eucaristia nei 450 anni della parrocchia, fondata da San Carlo Borromeo l'11 ottobre 1566. Grazie per questo regalo a nome della comunità parrocchiale, che le vuole bene. Un grazie che è vicinanza, attesa di una parola buona e di indicazioni per il nostro cammino, guidato dalla Madonna del Rosario, dice nel suo saluto di benvenuto il parroco Don Enrico Vitali. Accanto all'altare maggiore è posta infatti la statua della Madonna del Rosario, cui i fedeli sono particolarmente devoti. Concelebrano l'Eucaristia i sacerdoti natii e Don Andrea Mellera, responsabile per la pastorale giovanile dell'area omogenea di cui fa parte Val Gregentino, con Villa San Carlo, Olginate, Garlate e Pescate. I riferimenti alla liturgia propria della festa della Madonna del Rosario, con la lettura tratta da Atti, che narra la presenza di Maria e degli Apostoli nel Cenacolo. Siamo qui riuniti in modo simile a loro, osserva il Cardinale, attraverso l'Epistola ai Galati, il pensiero e l'edificazione della grande famiglia cristiana. Da qui una prima importante indicazione. Questo essere figli nel Figlio suo Gesù Cristo è veramente un punto di riferimento decisivo per la tua vita, la mia vita. Poi richiama il Vangelo con l'Annunciazione. Ecco, spiega il Cardinale, la grande frase che dovrebbe sostenerci ogni giorno: nulla è impossibile a Dio. Dobbiamo anche noi riprendere, carissimi, nella nostra vita questa attitudine di fede piena, perché di questo ha tanto bisogno l'uomo di oggi. Per questo occorre essere cristiani autentici. Cristiani radicati, fondati nel loro cuore sulla presenza dello Spirito di Gesù risorto e pertanto disposti a comunicare a tutti coloro che incontrano, secondo il proprio temperamento, con semplicità, a far trasparire la bellezza di questo gesto che stiamo compiendo insieme. La raccomandazione a tutti, ma specie ai ragazzi, perché appena tornati a casa non si buttino subito sulla televisione, ma recitano qualche decina di rosario, che è preghiera bellissima, perché la Vergine faccia riscoprire la bellezza appunto di essere figli del Padre Celeste. E infine qualche consegna alla comunità di Val Gregentino, fatta di circa 550 famiglie, che procede con una direzione di cammino fedele alla Chiesa, all'indicazione del Papa e dell'Arcivescovo, ma dove non manca qualche difficoltà, tipica di oggi. Per esempio il forte calo dei matrimoni. Bisogna aiutare i ragazzi e i giovani, lo dico ai papà, alle mamme, ai nonni, alle nonne, che non devono fare solo i babysitter, devono contribuire all'educazione dei nipoti senza scavalcare i genitori. E adesso parliamo della missione cittadina di Legnano. Mercoledì 12 ottobre inizia alle ore 21 presso la parrocchia San Domenico in via Garibaldi 92, appunto a Legnano. Il cardinale presiede la celebrazione eucaristica per questo inizio della missione cittadina. Tutti gli approfondimenti su www.missionelegnano.it. Ci sono anche degli eventi precedenti al 12 ottobre. Vi segnalo solo la sera dell'8 ottobre la presenza del coro Shekinah. Adesso è tutto per questa nostra seconda parte, ma torniamo insieme tra pochissimo e quindi restate con noi.
Ben ritrovati. Quest'anno il meeting dei Chierichetti è momento giubilare e viene vissuto in Duomo. Allora noi abbiamo cercato di capirne di più. Il meeting dei Chierichetti, proprio per l'anno straordinario giubilare dedicato alla misericordia, si vive in Duomo, ma i bambini, i ragazzini più giovani capiscono il concetto della misericordia, intuiscono cosa significhi vivere un anno giubilare e come comunicare loro idee che magari non sono facilissime nemmeno per gli adulti. Beh, questa è una sfida innanzitutto. No, la prima cosa che appunto possiamo dire è che l'invito per i Chierichetti in Duomo a vivere il loro giubileo è proprio una sfida che caratterizza questo cammino. Innanzitutto penso proprio che il concetto di misericordia è un concetto difficile quando se ne parla, ok? Nel senso che la misericordia è qualcosa di molto più tangibile, molto più concreta. È già semplice il fatto che alcuni ragazzi abbiano l'intuizione di essere a servizio, no? Del don, già il fatto che loro hanno una, possiamo dire, una attenzione su quello che compiono, già il fatto che a loro viene rivolto un invito particolare come quello appunto del giubileo dei Chierichetti, già il fatto che verranno accompagnate da persone adulte a incontrare il vescovo e quindi si vivranno un'esperienza di chiesa, già questo possa già parlare tangibilmente di qualcosa che viene incontro a loro e li sta accompagnando. E questa è una provocazione grande che sa di misericordia. E ora rimaniamo in Duomo e rimaniamo con i giovani. Redizio Simboli, tante parole qui non sono necessarie. Momento magnifico come sempre e allora noi ve lo raccontiamo così, tra musica e riflessioni molto approfondite. Siete venuti qui per dare conto alla comunità cristiana di ciò che avete fatto seguendo la regola di vita. Cambiare i rapporti, distaccandoti da te. Come ami, come studi, come lavori, come condividi il bisogno altrui, come sopporti e stai dentro il conflitto col desiderio di ritrovare lo sguardo di chi ti è nemico, come perdoni, come sei misericordioso. Ecco le domande, ecco il terreno su cui rischiare la libertà. Cerchiamo quel volto e non rifiutiamone la presenza. Non dobbiamo essere ricchi di noi stessi, ma poveri di noi stessi. Non solo perché dovremo lasciare tutto, se non noi stessi, ma perché essere distaccati da sé, non vivere tutto a partire da sé, amare l'altro come altro, rispettando nella sua differenza sessuale e nella sua diversità di temperamento, di sensibilità e di cultura, questo genera quel superamento dell'autoricchezza che ci consente di camminare spediti. Questo è l'augurio. Vi raccomando, ragazze e ragazzi, di imparare ad amare. Non è una cosa automatica,
Il mondo ci illude dicendoci questo. E così nell'esperienza dell'amore c'è tutto il contrario di tutto, una gran confusione. Voi avete il dono della fede e la fede è l'amore di Dio per noi, è l'amore di Gesù per te, per te, per te, per te, che è come la roccia che ti fa aprire il cuore ad amare l'altro come altro. Domenica 16 ottobre, ancora in Duomo, alle ore 11.30, dedicazione della cattedrale. Il cardinale presiede l'Eucaristia con la presenza delle Schole Cantorum dell'Associazione Santa Cecilia. E io vi voglio ricordare che domenica 9 ottobre è la giornata parrocchiale dell'Azione Cattolica. Il titolo è La vita è ogni giorno, viviamola. Ebbene, sia sul portale dell'Azione Cattolica stessa, www.azionecattolicamilano.it, sia sul portale della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it potrete trovare tutti gli approfondimenti e anche una riflessione della Presidente diocesana Silvia Landra, che appunto scrive: ci appassiona lo sguardo ampio sulla realtà dove tutte le forme di impegno individuale e collettivo sono un valore da scoprire continuamente. 9 ottobre, giornata parrocchiale dell'Azione Cattolica. E da una grande realtà educativa e formativa come è la CI ad un'altra, i Salesiani ad Arese da 60 anni. Ecco. Quasi a rendere evidente e palpabile la straordinaria attualissima passione educativa di Don Bosco, l'Ariosa Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani, facente parte della comunità pastorale di Arese, si affolla di fedeli, di ragazzi, di sacerdoti e di educatori. È la grande festa per i 60 anni di istituzione del Centro San Domenico Savio di Arese, che ha al suo cuore la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinal Scola. Accanto all'arcivescovo ci sono una ventina di preti, tra cui Don Francesco Cereda, vicario del Rettore Maggiore dei Salesiani, Don Angel Fernandez Artime, e il direttore del centro, Don Sandro Ticozzi. A nome dell'Ispettoria Lombarda Emiliana della Congregazione, porge il suo saluto Don Cereda. La gratitudine nelle parole dell'arcivescovo è per la varia realtà salesiana che da 60 anni opera in questo contesto. Il dono di Don Bosco ne documenta la grandissima attualità. La vostra scuola rappresenta una speranza e una strada per la rinascita delle scuole professionali in Italia e forse si potrà sconfiggere la tragedia della disoccupazione che attanaglia tutta l'Europa. Sono in particolar modo contento per il lavoro della scuola professionale. Tutti noi sappiamo la tragedia educativa italiana che consiste nell'aver ignorato questa forma di educazione. Siamo un paese di dottori, inefficaci il più delle volte. Il pensiero è al mondo e alle nostre personali prove. I cristiani non vivono di lamento per i tempi, sottolinea l'arcivescovo. Guardiamo pieni di speranza alla misericordia di Dio che ci apre ad un futuro che sarà di vittoria. Certo, una vittoria conseguita con le armi del dolore e della croce di Gesù. Una vittoria non a facile mercato, perché la fede non è a facile mercato. A facile mercato sono gli idoli del nostro tempo. E alla fine, tutti insieme a piedi, al centro ci sono la banda, i gonfaloni, il sindaco, le autorità. Arrivati tra tanta gente davanti al nuovo teatro, il cardinale, i responsabili salesiani, il primo cittadino, che porta il saluto del prefetto di Milano Marangoni, tagliano il nastro inaugurale con le stesse forbici utilizzate 60 anni fa dall'arcivescovo Montini. Da allora, dai 220 giovani ospitati nella prima casa intitolata San Domenico Savio, si è arrivati oggi ai 750 ragazzi che frequentano la formazione professionale e alle tre comunità alloggio dove vivono 20 giovani, cui vanno aggiunti un servizio educativo, diurno e la scuola media. Tornano gli speciali di Chiesa nella città su Chiesa TV, canale
195 del digitale terrestre, tornano perché tornano, come abbiamo sentito anche dagli annunci che vi abbiamo proposto, le visite pastorali del Cardinale Scola, ma non solo. E allora, martedì 11 ottobre alle 21.10, speciale sulla visita pastorale per i decanati Baggio e Callaratese di Milano, mentre mercoledì 12 ottobre alle ore 21.10 vi proporremo un'integrale registrazione, quindi uno speciale molto ampio, sui dialoghi di Vita Buona che si svolgono a Lecco. Fra l'altro ci sarà anche un videomessaggio dell'Arcivescovo, insomma, da non perdere. E potete trovare tutti gli approfondimenti, gli orari, eventualmente se avete qualcosa da chiedere o da chiarire, vi invito a scrivere alla chiesa @chiesadimilano.it e in ogni caso su www.chiesadimilano.it. Adesso ci lasciamo con una sigla particolare, così come la settimana scorsa. In questo caso io vi voglio ricordare che Musica della Cattedrale, questa rassegna molto molto importante che torna sempre a ottobre, vedrà comunque la presenza di Chiesa TV, perché vi proporremo il concerto di giovedì 13 ottobre in diretta alle ore 19.30 e per chi ovviamente ci ascolta di giovedì in diretta, quello del 7 di ottobre alle 19.30. E quindi godiamoci questa sigla e vediamo quanto è bello il Duomo e sentire grandi musiche e grandi melodie nella cattedrale. Arrivederci, noi torniamo settimana prossima, come sempre, ma vi raccomando, gli speciali, le dirette dal Duomo, il Vangelo quotidiano, tutto su Chiesa TV. Arrivederci.